Siamo qui in piazza Montecitorio in attesa di una personalità che in questi giorni è al centro di vivaci polemiche e sconcertanti interrogativi. Oh, ma eccolo. Signor Ministro, mi consente alcune domande per conto di TG3. Purché si sbrighi, per favore. Lei è al corrente delle gravi accuse che le sono state mosse riguardo ai fondi sottratti alle mense degli orfani? Si parla di 200 miliardi. Certo, certo che ne sono al corrente. Ecco, e non crede che sarebbe opportuno, in attesa di conoscere la verità, di dare le immediate dimissioni dalla sua alta carica? Giovanotto, dimettermi? Mai. Questa sarebbe una mossa sbagliata. Lei vorrebbe dire che le sue dimissioni sarebbero un implicito riconoscimento delle accuse. Ma no, no, io non mi dimetto per combattere la mia battaglia da una posizione di privilegio. Dal mio posto posso agevolmente controllare l'inchiesta, inquinare le prove, corrompere i testimoni, posso insomma fuorviare il corso della giustizia. Ma non è irregolare, dico contro la legge. No, giovanotto, io le leggi le rispetto. E soprattutto la legge del più forte. E siccome in questo momento io sono il più forte, intendo approfittarne. È mio dovere precipuo. Ma dovere verso chi? Ma verso l'elettorato che mi ha dato il voto per ottenere da me posti, licenze, permessi, appalti. Perché li spalleggi in evasioni fiscali, in amministrazioni di fondi neri, crolli di dighe mal costruite, scandali, ricatti, contrabbando di valuta. Scusi, ma che cacchio sta dicendo? Io sto dicendo che l'elettorato vede in me un prevaricatore. Se invece voleva scegliere un uomo probo, onesto e per bene, ma che dava i voti a me? Addio ragazzo. No, andiamo. Ma tu guarda che figa la mignotta.